Io non volevo farlo. No. Nightmare Select, vai qua. Continua. Oh mio Dio. No, no, ma perché in inglese? Mica, lasciamoli in suomi. Oh, let, tu le. Oddio, no, cos'era opzioni, questo? No, 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 questo. Ok. Fa culo. No, dai, no, sesto. Non avevo voglia, ma sbrigati cosa, dai. Mi sembra abbastanza ovvio che per fare... Ah no, aspetta, qua eravamo costretti ad andare su, mi sembra. Mi sembra che non si poteva andare a destra, si poteva solo andare su qua. Quindi credo che per fare l'altro finale devo seguire la strada sempre opposta a quella che sceglierei. Ed è l'ultimo finale. Molti mi avete scritto in tantissimi nei commenti su YouTube di fare questo finale, che era il più bello, che era il più folle, che vi è piaciuto tanto comunque come abbiamo giocato questo gioco, come si è svolto questo let's play, quindi di fare quest'altro finale. Quindi minchia, follow me. Ma t'ammazzo, non c'è per... cioè, let's go, vaffanculo magari, ok? Va, magari vaffanculo invece di let's go. Stiamo andando bene, credo? Non lo so, non capisco se c'è... Che se mi fa tornare indietro come prima, che di qua non c'è la via. No, 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 Ecco qua, bene, oh, molto bene, bene, il finale che proprio speravo che accadesse, complimenti. Oh, no, 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 oh, potresti evitare di farlo, grazie. Quello comunque era un metodo molto, molto valido per far passare il prurito. No, se vi prude qua, potete aprirvi e strapparvi le ossa con un legno. Ma stiamo scherzando? Eh? È un metodo estremamente valido, cioè è un metodo come un altro alla fine, non è che dovete vederlo male, dovete vedere. Ma dito, ma cosa dico? Un metodo come un altro per far passare il solletico anche, ecco. Di qua c'è altro. Secondo me queste stanze sono tutte inutili. Questo coso qua sembra un pene gigante. Sono nel padiglione B. Secondo me sto coso si muove, sta per muoversi, lo so che si muove tra poco. E invece io mi cago addosso per il niente. Va bene, andiamo nel padiglione. Andiamo. Continuiamo qua per il padiglione B. Sperando di aver azzeccato la strada. Oh, c'è un buco. Ah, ok, proprio così la cosa. Si fa cadere con leggiadria nel pozzo della morte incontrastata, della vendetta vera, dei re che mai furono e mai saranno, della torcia infuocata, del fuoco degli dèi, della perdizione eterna. Comunque, ora siamo nel padiglione C. Quindi potrebbero accadere cose diverse. Ah, ok, ora sono tornato nell'A. Sbaglio o è tipo identico a prima? Vediamo. In teoria qua c'è il posto di prima, no? Ah, no, è cambiato, ok. C'è una porta qua? No. Ok, ma mi sembra... No, non è vero. Prima eravamo entrati nella seconda porta. Eravamo entrati qua. Quindi mi sembra come prima. Ok, no, mi sembra che non ci fosse questo tavolo con le cose. No, ok, è diverso, ok. Bene, meno male, perché sennò stavo sbagliando qualcosa. Ok, questa ambientazione, questo gioco molto sibillino, che non mi fa capire se sto facendo la cosa giusta o no. Cos'è sto rumore? Oh, oh, no, cos'è? Ma stiamo scherziamo, ma basta. Questo, no, la porta che sbatte, no. Io direi che, oh Dio, si è mossa la mano, veloce, vai. Io direi che è ora di basta, veramente, ragazzi. Adesso lo è. No, ma basta. Stai zitto. Ok. È un altro buco. Vai. Calati nel buco con felicità, gioia, leggiadria e molto trick e track. E andiamo avanti.
Ok, fatto, sono le 10 e mezza. Ho appena incominciato a fare video perché oggi è stata una giornata folle. E dopo questo devo incominciare a registrare un gioco nuovo. Un nuovo let's play che vi farà impazzire, ne sono sicuro. Non vedo l'ora di incominciarlo. È passato, Dio, è passato, ok. Pensavo passasse. Ok, vediamo se stavolta azzecchiamo la porta. C'è un dipinto. Va bene, il mister Clodovico e la signorina Gianmarco. Va bene, quindi andiamo noi. Ogni volta che c'è scritto Word, vabbè, Vard, con qualcosa davanti, mi sembra che ci sia scritto Vasd e non capisco, mi confondo. Ma che brutta stanza, è una sala operatoria, che cos'è? Basta, inquietante sta roba, basta. Ok, quindi andiamo a destra, gioco horror, andiamo a destra, cioè che... si può fare tanto altro. No, 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 no. Tranne in questo, tranne in questo. Vaffanculo. Ok. Ma poi come corre male? Cioè, cos'è quel movimento con le mani, brutto? Ma come si muove male? Va bene. Arriva anche di qua. No, ma qua è semplicemente inutile. Vaffanculo. Non mi mancava la ripetitività di questo gioco, neanche un po'. Però anch'io ormai sono curioso di vedere com'è che va a finire. Cioè, com'è il terzo finale, più che altro. Ho il presentimento che sia inutile e infatti bene così. Si va nella crepa. Si va nella porta e si va dall'altra parte. Ta 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 ra ta ra. Ta na 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 na. Minchia, mi sono cagato addosso. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Non sbattere la porta, madonna. E sbatte la porta. Ho capito, a questo gioco. Perché a questo gioco? In questo gioco, a destra, non bisogna mai andare. Sento piangere, ragazzi, sento piangere. Potresti smettere, per favore? Chiunque stia piangendo. Il buco, il buco, il buco. Va bene. Deve andare avanti ancora per tanto, sta cosa? C'è un altro letto adesso in camera qua. Sì, ma io vorrei il finale, quello per cui tutti stanno guardando il video, il finale, il terzo finale, che molti hanno detto è il più significativo, è il più bello, è il più importante, è quello che spiega di più e altre cose. Quindi, cazzo, io lo voglio vedere. Na, 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 na. Speriamo, vediamo se azzecco le porte. Questa non credo proprio. Vaffanculo, vaffanculo, bitch, 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 bitch. Bene, allora niente, andiamo via. Padiglione C, vai. Padiglione D adesso, ok. Cioè, è vero, perché eravamo nel C. Scusate, sono io che mi faccio. Cos'è sto rumore? Mi stai seguendo? Lo sapevo, ok. Perché fa questo rumore molto serpentino, questo sibilare strano? Quasi questo sibilare sibillino. Siamo qua a girare in queste stanze estremamente salomoniche. Io non capisco, cioè... È duopo per me pensare che la risoluzione di questo gioco non sia quella questione affatto pacifica. Sapete cos'è questo? È il mio libro di diritto commerciale. Parla in questo modo. Cos'è sta stanza? Parla esattamente in questo modo, ragazzi. È fantastico. Il mio libro di diritto commerciale comunque è folle. Nel senso, ci sono dei punti in cui dice non... la questione è questa. Dice, la questione secondo me è questa. È una cosa che mi fa incazzare in una maniera assurda. Cioè, posso sapere com'è veramente questa cosa o devo sapere com'è secondo te? Mi fa troppo incazzare sta cosa. Ah, c'era il buco lì, ok, pensavo fosse un'ombra. Eccolo lì. Ovviamente, ovviamente non c'erano dubbi che me lo mettevano nel posto poco gradito. Comunque, qua c'è una porta, vediamo di azzeccarle perché ora siamo pure al buco. Minchia, adesso quando ci arriva però il tizio addosso è un casino. No, dai, è un casino adesso. Ah, ma di qua è chiuso, vaffanculo, allora devo andare a sinistra. Perché mi ostino ad andare a destra? Benché questo gioco mi abbia fatto chiaramente capire che qua non bisogna andare a destra. Piano, state buoni. No, non vado là, non vado là. Vado qua, scommette che scommette, non so parlare stasera, scommettete che ho azzeccato?
Comunque sì, direi che ho azzeccato, magari qua ho sbagliato stanza, però la porta di prima dove dovrei averla azzeccata? Sì! E invece no, e invece no. Sento piangere. No! Dove stai andando, figliolo? Ragazzi, mi sto cagando in mano. Meno male che era solo piangere, non c'era davvero niente, però, a livello concreto. Via! Via! Oh, ok. No, 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 sento qualcuno dire Thomas, 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 Thomas. L'hanno visto con le rose in metro. Eto, scusate. Eto, eto, eto. Ed è Thomas con la candela rossa. Thomas, 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 Thomas. No! Mi stai seguendo il tizio con l'ascia, mi sa. Vai! Che pelo, sì. Era lì attaccato a me, cazzo. No, dai, una volta che vado a sinistra. Vaffanculo a Thomas che mi segue con l'ascia. Thomas, Thomas. Oddio, sì. Wake up. Thomas, please wake up. Ho una faccia molto indispettita io, eh. Sembra che non le sto parlando perché sono arrabbiato. Wow. Thomas.